Amici, buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Buongiorno Marcuzzo. Martedì 13 dicembre 2016, Santa Lucia, 9:18 del mattino. Iniziamo con questa nuova puntata che ci porta alla scoperta delle principali notizie che oggi riempiono le pagine dei nostri quotidiani nazionali e locali. E lo facciamo, e non potevamo scegliere persona migliore per commentare le notizie che soprattutto vengono da Roma, dal nuovo governo. Lo sapete, ormai ieri è stato nominato il nuovo governo. Dicevo, non potevamo scegliere persona migliore perché oggi con noi abbiamo Stefano Stracci, sindaco di Monteprandone, ma soprattutto presidente dell'assemblea regionale del PD, quindi un esponente di spicco della politica locale. Ciao Stefano, benvenuto. Grazie Massimo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Stefano, iniziamo subito col commentare quelle che sono le principali notizie, come dicevo, che sono presenti sui quotidiani nazionali. E la notizia principale che riempie tutte le pagine dei giornali è sicuramente la nomina lampo, possiamo dire, avvenuta del nuovo governo Gentiloni, perché già ieri sera, ieri nel tardo pomeriggio, Gentiloni è salito al Colle per comunque presentare la lista dei ministri. Subito c'è stato il giuramento, poi il passaggio della famosa campanella, un passaggio sicuramente diverso rispetto a quello che c'era stato di Renzi con Letta, e quindi diciamo che è già operativo il nuovo governo. Oggi ci sarà la richiesta di fiducia sia alla Camera che al Senato, quindi cercheremo poi di capire come evolverà questa situazione. Un nuovo governo che nasce sulla continuità, possiamo dire, perché comunque sono 18 i ministeri che sono stati creati, due in più rispetto all'esecutivo Renzi, 12 ministri che erano già presenti con Renzi rimangono al loro posto, 5 nomi nuovi, quindi le novità sono forse poche. Questa è un po' l'accusa che viene mossa da più parti, anche delle altre parti politiche. Intanto ti chiedo subito un tuo primo commento su questo nuovo governo che nasce. Ma innanzitutto, come hai sottolineato, è stato risolto in 5 giorni un momento di impasse che rischiava invece di protrarsi per settimane. Quindi il presidente Mattarella ha avuto un piglio deciso nel prendere in mano le redini e dipanare una matassa difficile. Hai detto giustamente, è un governo in continuità con il governo Renzi, poche le novità, i nomi, diciamo, ai dicasteri più importanti sono stati confermati, e non poteva essere però altrimenti nel clima politico che si era determinato dopo il referendum. Anche Renzi avrebbe voluto un governo, diciamo, a termine, un governo che portasse il paese subito verso le elezioni. Per questo però era necessario fare un governo con l'allargamento alle forze politiche che hanno sostenuto le ragioni del no. Questo però non è stato possibile per l'indisponibilità in particolare di Forza Italia, ma anche dei 5 Stelle e della Lega. Quindi ad oggi, come dire, non c'erano alternative che fare un governo di continuità, un governo che però a mio avviso, ecco, dovrà sciogliere diversi nodi che quindi non permetteranno, almeno secondo me, nell'immediato il ricorso alle urne. Stefano, non posso non citare questa mattina un commento di un editoriale di Mario Calabresi sulla Repubblica, che è molto duro comunque nei confronti del nuovo esecutivo che sta nascendo. Lui parla, dice: avevamo bisogno di un governo leggero, efficiente, dotato di senso pratico, capace comunque di chiudere i dossier più urgenti mentre il Parlamento lavora sulla legge elettorale. Avevamo bisogno di un governo capace, avevamo bisogno di un presidente del Consiglio serio e allergico ai protagonismi, e di un ex premier che si facesse da parte. E lui dice: tutto sembrava essere portata di mano, Gentiloni poteva essere, forse è il premier giusto, Renzi ha fatto un passo indietro, però poi ci sono quei dettagli che ci spiazzano. E lui subito si sofferma sulla figura di Maria Elena Boschi, che in qualche modo rimane, anche se con un ruolo diverso, comunque importantissimo, e afferma, lui dice, che comunque per in qualche modo reinserirla nel gruppo sono stati creati due posti in più, uno per Lotti e uno per De Vincenti. E poi la figura di Angelino Alfano, che in tanti questa mattina si chiedono il perché di questo spostamento agli esteri e, come dice Calabresi, forse magari un qualcosa per arricchire il suo curriculum personale e non magari per dare aria nuova a questo governo. Credi che sia una critica troppo dura o forse magari qualcosa si è sbagliato? Secondo te, a pelle, così una prima analisi? No, la critica ci può stare, ma si può criticare un governo se si è pronti però a prefigurare delle alternative, e ad oggi alternative non ce n'erano all'orizzonte, perché comunque fare un governo con troppi nomi nuovi avrebbe significato mettere nell'agone personaggi che poi non sarebbero stati disponibili nell'immediato a tornare alle urne. Quindi più persone, certo, vengono investiti di nuove cariche, è più difficile chiedere a loro di staccare la spina. Quindi bisognava contemperare anche l'esigenza di avere un governo che fosse pronto, non appena se ne ravvisassero le condizioni politiche, di tornare al voto.
Maria Elena Boschi è stata sicuramente una delle sconfitte insieme a Renzi del referendum, però tirarla fuori dal governo sarebbe stata una penalizzazione eccessiva per la sua figura, ma anche perché, come dire, nel tempo lei è riuscita a conquistare un'autorevolezza personale, politica, tale da renderla in qualche modo necessaria nel ruolo chiave di segretario, sottosegretario alla presidenta, alla presidenza del Consiglio. Sulla questione invece di Alfano, io credo che sia stato, come dire, un ragionamento fatto con gli alleati, visto che in qualche modo gli alleati chiedevano la conferma di ministri nei ruoli chiave, ma c'era anche la necessità di promuovere il lavoro di Minniti, che si era occupato di servizi ormai dalle scorse legislature, perché sono diversi anni che si occupa dei servizi, e la sua esperienza poteva essere importante ad un ministero, in un ministero chiave che si deve occupare ancora oggi del problema del terrorismo, e poi anche di dare una sterzata rispetto al tema dell'immigrazione. Io qui credo che ci sia stata l'esigenza anche di una certa discontinuità rispetto alle politiche sull'immigrazione. Ok, quindi staremo a vedere comunque in questo nuovo ruolo e nei nuovi ruoli in cui sono stati chiamati queste figure, che come dicevi tu sono state comunque importanti per il precedente governo, se sapranno comunque dare il loro contributo per la ripartenza del paese. Allora Stefano, abbiamo fatto una prima rapida analisi della situazione, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo, perché tu dicevi prima non si è potuto fare un governo di responsabilità nazionale come magari provava a chiedere Renzi, anche perché c'è stato il no delle opposizioni, ma c'è anche un ruolo particolare che sarà giocato da Verdini, che in qualche modo forse toglierà la fiducia. Ne parliamo più tardi dopo la canzone. Red Hot Chili Peppers, quando rientriamo in studio per questa nuova puntata di Buongiorno Marcuzzo, targata martedì 13 dicembre, in cui stiamo commentando insieme a Stefano Stracci, sindaco di Monteprandone, presidente dell'assemblea regionale del PD, le notizie che vengono intanto dall'Italia. Quindi siamo subito partiti dalla notizia principale, che è quella del nuovo governo Gentiloni, che ieri sera ha preso ufficialmente il via, quindi stavamo ragionando sulla sua composizione, sui nomi che sono stati scelti. Dicevamo, ecco, l'impossibilità di realizzare un governo di responsabilità nazionale. C'è stato il no secco, ribadito anche ieri, se ce ne fosse stato il bisogno, da parte di Lega, da parte del Movimento 5 Stelle, che comunque non appoggeranno questo governo, un governo definito fotocopia, un presidente del Consiglio fantasma, come lo chiama Salvini. Grillo ieri sera affermava che comunque l'errore fatto nella scelta dei ministri, nel dare continuità al governo Renzi, sicuramente aiuterà alle urne il Movimento 5 Stelle. Come vedi questa situazione che si è creata? Ma ovviamente Grillo ha tutto l'interesse in qualche modo ad affossare l'attività di questo governo, dubito però che abbia voglia di in qualche modo sostituirsi ad un governo, perché se avesse avuto voglia di collaborare anche per fare insieme la legge elettorale, questa era un'occasione ghiotta. Invece io credo che persegua una logica di consenso legittima, ma che però a mio avviso in questo momento non aiuti la stabilità del paese. Anche se stamattina Davide Giacalone sul Libero dice proprio questo, nel senso che forse è un'opposizione più di facciata quella che stanno facendo, perché loro dire usciremo il giorno della fiducia, quindi non saremo presenti in aula, è un po' dare in qualche modo fiducia, dare votare sì, quindi non votare no. Sì, è un modo un po' per allontanare il voto, volere fortemente il voto e quindi non collaborare in questa fase vuol dire in realtà allontanare la data del voto. Per paradosso, l'unico modo per a questo punto per favorire il voto è quello della dimissione in massa dei parlamentari, ma credo che questo sia... Infatti qualcuno lo chiedeva, soprattutto su Facebook c'era qualche post che chiedeva, dice allora date questo segnale, dimostrate, quindi dimettetevi in massa, ma staremo a vedere. Qualcuno sostiene che possa essere impossibile. Dubito, infatti. Stefano, altro argomento importante è vedere cosa farà Verdini con la sua ala e scelta civica. È innegabile che sono rimasti delusi dalla scelta dei ministri. Dall'altra parte, lo citavo prima, Calabrese su Repubblica dice che sarebbe stato un errore gravissimo per Gentiloni mettere un esponente di ala come un verdiniano all'interno del governo. Però ecco, loro ieri hanno detto chiaramente che non sosterranno, non daranno la fiducia a questo governo. Credi possa essere un problema? Perché poi parliamo adesso di numeri minimi, soprattutto al Senato. Ma credo che sia stata la vera scelta forte del nuovo Presidente del Consiglio, quella di non imbarcare nell'esecutivo, almeno nelle figure di primo piano, questa componente che fa riferimento a Verdini. Un po', diciamolo, per la scomodità dell'alleato, nel senso che Verdini non ha un curriculum limpido, ma credo anche che ci sia in qualche modo una
retroscena anche dietro a questa scelta, nel senso che imbarcare Verdini avrebbe significato avere più numeri al Senato, ma fare il gioco di Verdini, cioè Verdini non ha nessun interesse in questo momento andare al voto. Quindi, per paradosso, un governo più debole con una maggioranza risicata al Senato permetterà o permetterebbe al PD di avere la possibilità di farlo cadere per poi andare immediatamente al voto. Quindi si è lasciato in qualche modo, ecco, le mani libere Gentiloni per poter essere appunto meno ricattabile e quindi potersi muovere più liberamente. Stefano, veniamo un attimino a quello che è il tuo partito, il Partito Democratico. Ieri c'è stato comunque un primo incontro, un primo confronto all'interno della direzione. Speranza in qualche modo ha fatto la domanda diretta a Renzi se c'è ancora posto per chi ha votato no a questo referendum. Ancora non si sa se Renzi comunque si presenterà nuovamente per la segreteria, ci si dimetterà dalla segreteria, quindi il ruolo che farà nei prossimi mesi. In tanti gli consigliano di fare un passo indietro, altri invece di non perdere comunque la posizione acquisita. Tu pensi, puoi darci qualche anticipazione su quello che sarà lo scenario? Ma da quello che ho percepito a Roma, è chiaro che noi terremo fede al nostro nome, cioè il partito è un partito democratico e quindi c'è spazio per tutte le componenti, in particolare per la sinistra e per quelli che hanno votato no. È chiaro però che bisogna in qualche modo interrogarsi anche sulla necessità di ritornare in qualche modo al vecchio sistema del centralismo democratico tanto caro a chi faceva politica nella Prima Repubblica. Cioè non si può discutere, votare dentro gli organismi e poi andare in piazza e percorrere strade diverse e piazze diverse. Quindi credo che sia un aspetto metodologico che però investa la sostanza stessa dell'essere partito. Spero che Speranza da questa vicenda possa trarre anche una modalità nuova, un insegnamento nuovo, perché veramente un partito così dilaniato non è utile al paese. C'è bisogno anche che il partito di maggioranza relativa ritrovi una unità di intenti e che possa discutere serenamente ma decidere e poi lavorare insieme. Tu pensi che possa essere in vista una scissione, una spaccatura che magari qualcuno qualche giorno fa ventilava? Questo famoso partito di Renzi, questo PDR che dovrebbe nascere, che potrebbe nascere, credi? No, non ci credo, perché la scissione non potrà avvenire da parte di Renzi. Renzi governa il partito, ne è il segretario, eventualmente questa è una tentazione che può prendere chi si trova oggi a non governare il partito. Però l'esperienza europea ci sta insegnando che la sinistra, se non riesce ad uscire dai propri steccati culturali, a creare una cosa nuova, diventa marginale. L'abbiamo visto in Francia, l'abbiamo visto in Spagna, lo stiamo vedendo anche in altre democrazie europee. C'è bisogno di uscire dal Novecento, quindi il PD di Renzi è un PD che può ridare protagonismo alle forze riformiste. Fuori dal PD di Renzi c'è mera rappresentanza, c'è una testimonianza che però non è utile al governo del paese. Certo. Stefano, ci fermiamo, ci ascoltiamo alcuni consigli per gli acquisti, poi rientriamo e parliamo del nostro territorio. Di nuovo insieme per la seconda parte di Buongiorno Marcuzzo in questo martedì 13 dicembre, in compagnia di Massimo Narcisi, ma soprattutto in compagnia di Stefano Stracci, sindaco di Montebrandone e presidente dell'Assemblea regionale del PD. Abbiamo già iniziato con lui a ragionare, abbiamo già ragionato sulle notizie principali. Ora ci spostiamo un po' sul nostro territorio. Stefano, i quotidiani del nostro territorio, in particolare il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino, aprono sulla notizia, sul grave fatto che, sull'aggressione che c'è stata ieri ai danni di Alessandro Cesaroni, ex dirigente dell'Ascoli Calcio, che in prossimità del ponte di San Filippo è stato accoltellato da due persone incappucciate, quindi è stato poi soccorso, sembrerebbe non essere in pericolo di vita, quindi ha subito un intervento chirurgico ed ora è in gravi condizioni all'ospedale Mazzoni. Una notizia che in qualche modo sconvolge un po' la tranquillità delle nostre comunità, così come quella arrivata il mese scorso del terribile omicidio di Demetrio Di Silvestri, l'artigiano di Tortoreto, che è stato comunque ucciso e trovato carbonizzato sul Monte Ascensione. Che sta succedendo secondo te, Stefano? Sono singoli episodi oppure c'è qualcosa che non funziona? Ma l'episodio di Cesaroni è veramente scioccante, perché sarà difficile, ecco, trovare le vere motivazioni, perché non si tratta di una rapina. Il Cesaroni era conosciuto come una persona stimata, un professionista,
e quindi andrà in qualche modo fatta da parte degli inquirenti un'indagine principalmente sulle questioni più che riguardano la vita privata, piuttosto che riconducibili, diciamo, questi episodi a delinquenza comune, perché di questo non si tratta. Colpisce un po', ecco, l'efferatezza di questi blitz, perché poteva esserci una tragedia. Noi ci auguriamo che Cesaroni possa guarire il prima possibile. È chiaro che esiste un'emergenza sicurezza nel territorio, soprattutto esiste una percezione da parte dei cittadini, che è una percezione di insicurezza legata soprattutto ad episodi che riguardano furti negli appartamenti, furti di auto, e quindi bisogna in qualche modo lavorare per rassicurare i nostri cittadini. Nel nostro piccolo a Montebrandone, per esempio, abbiamo adesso installato un sistema che prevede circa 70 telecamere per rilevare tutte le auto che entrano nel territorio, con un sistema collegato a una blacklist che individua in tempo reale, per esempio, le auto rubate o auto intestate a soggetti pregiudicati per reati contro il patrimonio. Questo per rassicurare i cittadini, anche se i dati statistici ci dicono che c'è un calo di questi furti, ma ecco, la prevenzione non è mai abbastanza. Tu parlavi comunque di sicurezza, ma anche su altri aspetti, perché poi voglio ricollegarmi a quello che dicevi con una indagine fatta dal Sole 24 Ore, pubblicata proprio ieri, in cui si dà in calo la qualità della vita della provincia di Ascoli Piceno. Un'indagine fatta sulle province italiane, è stata fatta una classifica in base a 6 settori presi in esame: il patrimonio immobiliare, il tasso di disoccupazione, le spese sociali per anziani e per i poveri, l'indice di vecchiaia, la spesa totale fatta dai turisti stranieri quando vengono sui nostri territori e poi i reati registrati, appunto, come dicevamo, l'aspetto della sicurezza. Ascoli è al 42esimo posto, ha perso 21 posizioni rispetto all'anno precedente, Ancona è al 28esimo posto, Macerata è al 23esimo posto, dopo di noi, dopo Ascoli, c'è Pesaro Urbino al 43esimo posto, Fermo al 62esimo posto. Apre questa classifica Aosta e chiude la classifica Vibo Valentia al 110esimo posto. Quindi in qualche modo sta cambiando qualcosa sul nostro territorio. Vari settori analizzati e il giornale oggi si in qualche modo sofferma su due aspetti. Uno per quanto riguarda le eccellenze, che sono date l'alta formazione. Infatti la provincia di Ascoli è una delle province in cui vengono, tra virgolette, sfornati il maggior numero di dottori. Questo legato anche ad un dato importante emerso qualche tempo fa, qualche settimana fa, del terzo posto nazionale per le start-up innovative proprio del Piceno. Quindi questo ci lascia ben sperare per la ripartenza del nostro territorio. Invece andiamo male dal punto di vista della spesa sociale pro capite, dal punto di vista delle spese e dei piccoli investimenti dei turisti stranieri sul nostro territorio. Dal tuo punto di vista, in quello che è comunque il tuo spaccato, la tua realtà, come vedi questi dati? Non ho avuto modo di analizzare punto per punto, diciamo, i parametri dell'analisi, però è chiara un'esigenza. Noi siamo scivolati durante la crisi verso una povertà preoccupante, e a questa povertà non ha fatto da contraltare un investimento pubblico, in particolare da parte delle nostre amministrazioni locali, per far fronte all'esigenza dei più poveri. E credo che questo abbia in qualche modo allontanato coloro che percepiscono un reddito da benestanti da coloro che invece hanno difficoltà ad arrivare alla fine della settimana. Dobbiamo investire di più, è uno sprone che dobbiamo farci, è uno sprone che la politica deve far proprio. A proposito di investimenti, mi ricollego a quello che è un po' uno dei settori che forse in questo momento ne richiede davvero di più, quello del terremoto, quello della ricostruzione. Notizia di oggi sui giornali che ieri è stata nuovamente riaperta e riattivata la nuova mensa per la scuola di Acquasanta, di Centrale di Acquasanta, che è stata inaugurata proprio nelle scorse settimane, finanziata dalla UBI Banca, realizzata grazie al loro contributo e dalla Fondazione Rava. Quindi si cerca lentamente di tornare alla normalità. Dall'altra parte, per esempio, nuovamente oggi emerge dai quotidiani locali il grido d'allarme da parte dei commercianti, specie di Ascoli, ma di tanti altri centri storici colpiti dal sisma, che sono in difficoltà perché si sta valutando, si stima un meno 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quindi situazioni comunque difficili. Montebrandone, com'è la situazione rispetto al sisma? Ma noi per fortuna non siamo un comune nel cratere, stiamo tornando alla normalità, abbiamo avuto dei danni nelle strutture pubbliche, in particolare il municipio e il palazzo Montani, che è il palazzo dell'ufficio tecnico, ma piano piano si torna alla normalità, e devo dire che quest'anno, tra l'altro,
proprio per cercare di invertire la psicologia negativa del consumatore, i commercianti si sono messi insieme per fare iniziative volte, come dire, a festeggiare nel migliore dei modi in comunità il Natale. Iniziative principalmente svolte presso i Giovarti, il nostro centro giovanile, che hanno visto un riscontro di pubblico veramente inaspettato. Io, per esempio, domenica sono stato, come dire, a vedere gli spettacoli degli artisti di strada ed è stato, ecco, è stato uno scenario veramente emozionante. Giovarti trasformato nella casa di Babbo Natale, per trasformato nel rifugio giorni. Di Babbo Natale con tanto di camera, sala del trono, e poi anche abbiamo attivato il cinema gratuito per i più piccoli, che sta riscuotendo un discreto successo. Stefano, ci fermiamo per l'ultima canzone, poi rientriamo parlando di una notizia importante che oggi emerge dalle pagine, soprattutto di San Benedetto: la discussione che si sta facendo sulla sanità, quindi come siamo messi anche in vista dell'ospedale unico. Ne parliamo fra poco. Eccoci di nuovo insieme per l'ultima parte di Buongiorno Marcuzzo, in compagnia di Massimo Narcisi e di Stefano Stracci, sindaco di Montebrandone, col quale abbiamo fatto una chiacchierata oggi sulle principali notizie del giorno. Rimaniamo sul nostro territorio, Stefano, perché con te voglio approfondire un articolo apparso sul Corriere Adriatico proprio di oggi, in cui in qualche modo si riaccendono, si sottolineano le polemiche che si stanno riaccendendo attorno all'ospedale di San Benedetto. È di questi giorni proprio la notizia della chiusura dell'interventistica del reparto di Otorino. C'è poi un altro articolo che parla di una ragazza di San Benedetto che è stata 16 ore al pronto soccorso per un mal di pancia, quindi comunque le critiche che spesso vengono mosse al malfunzionamento della nostra struttura sanitaria. Ma questo però si ricollega anche a una discussione in corso proprio sulla sanità locale, in particolare legata all'ospedale unico. Ci sarà adesso, verrà convocata una commissione comunale per quanto riguarda i problemi legati al Madonna del Soccorso. Piunti comunque dichiara di convocare a gennaio una conferenza dei sindaci proprio per ragionare sull'attuale stato della sanità, ma soprattutto, come dicevo, sugli scenari futuri che potrebbero aprirsi sul nostro territorio. Di qualche giorno fa la notizia che si sta ragionando un po' su questo ospedale unico. Il tuo punto di vista? Ma bisogna ragionare, ma bisogna fare anche delle scelte in fretta, perché nonostante gli investimenti e la buona volontà della regione, noi abbiamo nel territorio due ospedali che non sono più all'altezza, diciamo, dei tempi, e nelle more delle nostre decisioni verranno piano piano svuotati sia il Madonna del Soccorso, ma rischia anche, come dire, di non avere investimenti a sufficienza anche l'ospedale di Ascoli. Quindi noi amministratori dobbiamo fare prima possibile le scelte, senza inseguire logiche di campanile, ma cercando le localizzazioni che possono essere più utili ai nostri concittadini, perché ci vuole un ospedale che sia ben collegato. Per esempio, il fatto che a San Benedetto abbiamo un ospedale proprio al centro crea grossi problemi logistici, soprattutto nelle emergenze. Quindi dobbiamo trovare il luogo più facilmente raggiungibile per la maggior parte dei cittadini vicenti. Non so se tu ti puoi sbilanciare, dimmi fino a dove puoi arrivare, però ecco, qualche settimana fa Ceriscioli lanciò l'idea di trovare in qualche modo un algoritmo, una formula che potesse individuare la location per il nuovo ospedale, come magari è stato fatto anche nel nord della nostra regione. Tu credi che possa essere questa comunque una strada da seguire, oppure, come dicevi prima, avere un ragionamento tra tutti i sindaci, tra tutti i territori, per trovare la soluzione migliore? No, Ceriscioli ha fatto bene ad introdurre un elemento di oggettività, nel senso, attraverso un calcolo si può determinare qual è la localizzazione migliore. Io ritengo però che, oltre alla, diciamo, localizzazione migliore intesa in termini di chilometri o di tempi di percorrenza, bisogna anche considerare le infrastrutture che sono di servizio. Penso all'esigenza di una hub per le ambulanze, in maniera tale da servire le emergenze anche dei territori più difficilmente raggiungibili. Quindi io ritengo che però bisogna partire, fare un tavolo e decidere prima possibile, perché almeno partendo possiamo sperare di avere nei prossimi 5 anni un ospedale nuovo e di livello. Stefano, noi ti ringraziamo perché il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie per essere stato con noi questa mattina, per aver fatto con noi e con gli ascoltatori di Buongiorno Marcuzzo e di Radio Renove questa chiacchierata approfondendo le notizie di oggi. Grazie. Amici, l'appuntamento è per domani con un'altra puntata di Buongiorno Marcuzzo, sempre su Radio Renove, dalle 9.15 alle 10, ormai lo sapete, vi facciamo compagnia, vi svegliamo e vi diamo le principali notizie del giorno. A domani!